telepatia con come si chiama? Con internet stesso. Cioè, ma questa cosa è iniziata tutta nel 2015, quando il simpatico Zuckerberg, o Zuckerberg, non ho mai capito come si dice Zuckerberg, il simpatico Zuckerberg disse che noi nel futuro avremmo avuto la possibilità di avere una sorta di telepatia, e parlare con i nostri amici, appunto, senza dire una parola, telepaticamente, quindi avere sensazioni, tutto direttamente da cervello a cervello. Bene, questa strada dal 2015 è stata ben sviluppata, tant'è vero che nel 2019 fu annunciato che entro il 2050 ci saranno i soldati, i super soldati che comunicheranno con la mente, appunto con sempre questo famoso cippetto, hanno pensato un chip da mettere nel cervello e poter creare anche questa sorta di brain internet, cioè collegati con i compagni soldati oppure collegati con internet, insomma, una creazione particolare, sempre lì comunque si va su, sempre sui super soldati. Nel 2021 Elon Musk, ecco quest'altro signore, che cosa faceva? Annunciava la sperimentazione nell'uomo, perché già nelle scimmie è stata fatta, del famoso chip. Ecco, questo chip sarebbe progettato per essere impiantato e fuso come intelligenza artificiale direttamente nel cervello. Beh, molte persone, Giulio, ci avrebbero bisogno, almeno artificiale. Però, insomma, questo chip direttamente nel cervello, però, secondo Elon Musk, è una bella cosa, questa spero proprio che si faccia, è per in qualche modo cercare di guarire o sperimentare una sorta di guarigione per quello che riguarda l'Alzheimer e il Parkinson. Questo spero davvero sia fattibile. Questo nel 2021 è stato annunciato, però insomma, sulle scimmie l'hanno fatto e pare che abbiano reagito bene. Ma non è finito, non è finito. Una notizia proprio di questi giorni, e dico questi giorni, cioè 20, 23 febbraio, è quella apparsa su un sito che appunto straniero che riguarda la rigenerazione, cioè questo sito è tenuto da una intelligenza artificiale e questa intelligenza artificiale ha creato proprio tutto il sito e questa è la sperimentazione. Ma la cosa inquietante di questo sito che si chiama, questo sito potete andare tutti a vedere, questo sito si chiama Rigene Project, blogspot.com, dove appare appunto Rigene Teoria dei Campi Tecnologici. E questo sito ha come obiettivo quello di uno sviluppo di un'intelligenza artificiale bioquantistica basata su telepatia, internet quantistica, interfaccia cervello-cervello, connessione tra neuroni biologici e artificiali. Cioè, questo progetto c'è scritto. Allo scopo di realizzare una tecnologia composta da una rete interconnessa di computer quantistici connessa a una struttura di cervelli biologici. Insomma, abbastanza inquietante questa cosa. In effetti, però, inquietante per inquietante, un anno fa addirittura, un anno fa, Mika Rantakokko, che non è un pupazzo dei villaggi turistici, ma Rantakokko sarebbe il coordinatore della EU-Urban, illustrando il futuro 6G. Questo ha illustrato il futuro 6G, cioè 5G, poi ci sarà il 6G, terribile, cioè questo disse che questo 6G potrebbe diventare la più potente delle intelligenze artificiali, che monitora, sentite qua, secondo dopo secondo, cioè monitora secondo dopo secondo quello che facciamo, consigliandoci e guidandoci. Quindi internet dei sensi viene chiamato, connessione di tutti i dispositivi per creare gemellaggi di massa, telepresenza, cobot. Ragazzi, questo sto futuro io non lo so come va a finire, eh? Musica, 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 ci rigeneriamo con la musica.